Abbiamo procrastinato il più possibile, io per prima, anche perché Kant non è uno dei miei filosofi preferiti, ma adesso ci tocca affrontare questo grande pensatore tedesco, uno dei filosofi più importanti del pensiero moderno e in generale della cultura filosofica occidentale. Egli indagherà le possibilità e i limiti della ragione e in un certo senso riassume e porta a compimento il pensiero illuminista del Settecento, ma al contempo lo supera preparando l'avvenuta del romanticismo. Oggi, lezione soft, ci occupiamo esclusivamente della biografia e delle opere precritiche. Kant nacque nel 1724 a Königsberg, all'epoca era la capitale della Prussia orientale, oggi è una cittadina che si chiama Kaliningrad, situata tra la Polonia e la Lituania e facente parte del territorio russo. È quarto di 11 figli. La madre muore quando Kant ha soli 13 anni, ma comunque lui conserverà un vivido ricordo della madre, la quale è una donna molto fedele, molto devota e fa parte della cosiddetta setta religiosa del pietismo. È un movimento protestante caratterizzato da un rigido dogmatismo tipico della Chiesa luterana, che tuttavia si accompagnava anche ad una forte dimensione interiore della fede e ad un moralismo ed un comportamento estremamente rispettoso delle regole, estremamente rigoroso. Tra l'altro, egli aderì al Collegium Friderichanum, che è appunto un collegio che si trovava a Königsberg, dove Kant entra nel 1732 all'età di 8 anni e qui riceve la sua prima formazione. In realtà, Kant ebbe un ricordo abbastanza triste degli anni trascorsi in collegio, poiché è un luogo molto severo, molto freddo, dove secondo lui gli insegnavano troppa matematica e poca scienza. Quindi di fatto un po' anche per ribellione Kant si avvicina sempre di più agli studi scientifici che lo appassionano molto, soprattutto per quanto riguarda la fase giovanile della sua esistenza e delle sue ricerche. A soli 16 anni, nel 1740, Kant entra nell'università di Königsberg e studia un sacco di discipline, studia teologia, filosofia, ma anche matematica, fisica. È estremamente curioso e al contempo un appassionato ricercatore. Nel 1748, più o meno in corrispondenza della morte del padre, lascia l'università e per 9 anni si mantiene facendo il precettore privato, cioè l'insegnante privato, presso alcune delle principali famiglie nobili di Königsberg. Una delle caratteristiche di Kant è che non lasciò mai la sua città natale, anche quando poi diciamo, divenne professore della propria università e ricevette altre proposte da altri atenei e gli rifiutò sempre, non abbandonò mai la città di Königsberg e nonostante questo riuscì comunque ad entrare in contatto con diciamo, le varie opere più importanti dell'epoca e ad elaborare un sistema filosofico estremamente strutturato, estremamente brillante. Nel 1755 Kant ottenne la libera docenza presso l'Università di Königsberg. Essere libero docente significava essere pagato direttamente dagli studenti, di conseguenza Kant per mantenersi è costretto a fare tantissime lezioni, tiene corsi di matematica, tiene corsi di fisica, tiene corsi di filosofia morale, ma tiene anche corsi un po' strani, tipo quello di pirotecnica o di teoria delle fortificazioni, ma anche di teologia e di antropologia. Successivamente, finalmente nel 1770, viene nominato professore ordinario di logica e di metafisica e, diciamo, ottiene la libera docenza e inaugura, diciamo, la sua libera docenza grazie ad una dissertazione, ad un'opera del 1770 intitolata De Mundi Sensibilis Atque intelligibilis forma et principis, cioè sulla forma e sui principi del mondo sensibile e intellegibile. Quest'opera è molto importante perché segna un po' uno spartiacque tra il suo periodo precritico e successivamente gli argomenti che tratterà nelle sue grandi opere, che vengono definite opere del periodo critico perché, come vedremo, si intitolano
critica della ragion pura, critica della ragion pratica, critica del giudizio. La vita di Kant è una vita assolutamente tranquilla, metodica, priva di eventi straordinari, caratterizzata da abitudini molto rigide. Si dice infatti che era solito svegliarsi alle 5 del mattino, aveva ordinato infatti al suo servitore di svegliarlo puntualmente tutte le mattine alle 5, si dedicava allo studio e alla preparazione delle lezioni, successivamente andava in università dove teneva i suoi corsi e poi si dedicava alle sue opere di ricerca e agli scritti. Nel pomeriggio faceva una passeggiata e si dice fosse così puntuale che gli abitanti di Königsberg regolassero i propri orologi proprio sulla base della passeggiata effettuata da Kant. Aveva un amico in particolar modo, un commerciante inglese di nome Joseph Green, col quale era solito discorrere di vari argomenti, in particolar modo di filosofia, tutti i giorni, dalle 17 alle 19, il sabato fino alle 21. Quindi vedete che anche in questo senso c'era un grande rigore, una grande rigidità nel programmare la propria giornata. E niente, vabbè, morì nel 1404. Sulla sua lapide è stata incisa una citazione tratta dalla Critica della ragion pratica: il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me. Poi vedremo qual è il significato di questa citazione estremamente nota. Dal punto di vista politico, Kant nutre notevoli simpatie per la guerra di indipendenza americana e poi per la rivoluzione francese ed elaborerà poi un ideale politico caratterizzato da una costituzione repubblicana che diciamo, pubblicherà in un'opera intitolata Per la pace perpetua, un piccolo opuscolino, sono neanche 100 pagine. Per quanto riguarda le opere principali, beh, vi sono alcuni scritti per critici non particolarmente rilevanti, dopo li accenniamo. Nel 1770 la dissertazione che inaugura la sua carriera accademica presso l'Università di Königsberg come docente stipendiato a tutti gli effetti dall'università, e successivamente vi è una sorta di decennio silenzioso di preparazione nel quale Kant effettua numerosi studi e che diciamo, portano a compimento, che giungono a compimento con la pubblicazione nel 1781 della Critica della ragion pura, una delle grandi opere di Kant che gli valsero una certa fama, un discreto successo, nel quale Kant prende in considerazione diciamo, la conoscenza, propone un'analisi attenta del fondamento e dei limiti della conoscenza umana. Successivamente propone una seconda riedizione della Critica della ragion pura nel 1787. Ma nel 1788 pubblica un'altra grande opera, La critica della ragion pratica, nella quale Kant fa una riflessione in merito alla morale, al comportamento, quindi appunto all'etica. Nel 1790 la terza grande critica, dedicata al giudizio estetico, ed è un'opera che sicuramente apre la strada alla riflessione romantica e quindi spesso appunto si dice che Kant è l'ultimo degli illuministi e il primo dei romantici. Senza ombra di dubbio, nella critica del giudizio vi sono alcuni temi tipicamente romantici, quali quella della genialità, del genio, dell'uomo d'arte, piuttosto che la tematica del sublime. Poi vi sono altre opere importanti, non solo le tre critiche, i prolegomeni, la fondazione alla metafisica dei costumi, nel quale ritorna sulla tematica etica, La religione entro i limiti della sola ragione, che tra l'altro gli valse la censura. A fine Settecento, infatti, Federico Guglielmo II di Prussia aveva inaugurato un periodo, diciamo, di repressione, aveva reintrodotto la censura e l'opera di Kant venne appunto censurata, per le sue, diciamo, opinioni abbastanza forti per quanto riguarda la tematica religiosa e la dimostrabilità, dell'esistenza di Dio. Nonostante questo, Kant non rinnega le proprie opinioni, tuttavia obbedisce all'autorità e decide di non esprimersi più pubblicamente su tematiche religiose. Vi sono altri due scritti minori importanti già citati, quello del 1784, lo scritto intitolato Che cos'è l'illuminismo, nel quale Kant propone una definizione, della,
filosofia dei lumi e definisce l'illuminismo come l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità che gli deve imputare esclusivamente a se stesso. E poi vi è lo scritto del 1795 per la pace perpetua. Il periodo che va dal 1745 al 1770 è definito periodo precritico, e durante questo periodo Kant ha un interesse per lo più di carattere scientifico e naturalistico. Pensate che si interessa e studia meccanica, cosmologia, fisica. Scrive nel 1756 uno studio sulle possibili cause del terremoto di Lisbona, che era stato un terremoto devastante che aveva raso al suolo la città e sul quale si erano anche pronunciati Leibniz e Voltaire. Nel 1755 Kant pubblica poi un saggio intitolato Storia universale della natura e teoria del cielo, in cui elabora una spiegazione, un'ipotesi sulla nascita del sistema solare a partire da una nebulosa originaria di materia e facendo riferimento anche alla forza di gravità teorizzata da Newton. Pochi anni dopo, un altro studioso francese, un astronomo di nome Pierre-Simon Laplace, giungerà in maniera autonoma alla stessa ipotesi, che oggi porta il nome dei due studiosi, quindi si parla di ipotesi Kant-Laplace. Kant, tuttavia, non si occupa solo di scienze, naturali e astronomiche, ma studia anche i filosofi principali dell'età moderna, in particolar modo Cartesio, Leibniz, ma studia anche Newton e gli empiristi, quali in particolar modo Locke e Hume, scettico. E Kant sostiene che Hume ha avuto un grande merito, quello di risvegliarlo dal sonno dogmatico. Hume infatti aiuta Kant a comprendere che alcuni concetti fondamentali della metafisica tradizionale sono inconsistenti o comunque possono essere soggetti a dubbio, vanno un attimo ragionati e eventualmente criticati. Per cui in questi ultimi anni del periodo precritico si accentuano in Kant le tendenze antimetafisiche e un po' scettiche, o meglio la tendenza a vagliare, a criticare, a prendere in considerazione il sapere e a cercarne il fondamento. Kant, per esempio, confuta l'argomento ontologico elaborato da Sant'Anselmo nell'undicesimo secolo e più recentemente preso in considerazione anche da Cartesio, e questa confutazione dell'argomento ontologico poi confluirà anche nella sua critica della ragion pura. Kant definisce la metafisica illusoria tanto quanto i sogni di un visionario. Essa non può dimostrare con certezza l'esistenza dei suoi oggetti di indagine, non può dimostrare con certezza l'esistenza di Dio o l'esistenza dell'anima e dell'ordine e della finalità del mondo, e di conseguenza perviene a conclusioni spesso bizzarre e contraddittorie. Concludo il video con una cosa che forse avrei dovuto dirvi all'inizio di questa video lezione, ossia che Kant lo trovate nel volume 2B. Buona giornata!